allenare le ragazze è bellissimo e credo che ogni allenatore dovrebbe pensare seriamente di allenare le ragazze perché veramente hai una soddisfazione e hai una possibilità di fare allenatore nel vero senso della parola. Le ragazze, quelle che sono arrivate in raduno adesso, stanno bene, soprattutto sono molto cariche, come si suol dire, molto motivate. Arriveranno forse un po' stanche, ma con tanto entusiasmo. E io altrettanto sono contagiata dall'entusiasmo delle mie giocatrici. Siamo all'inizio, quindi non posso dire di essere stanca, insomma, magari ne riparliamo fra 20 giorni. Il nostro primo obiettivo, come dico io, è essere molto coi piedi per terra, realisti, è quello di provare a passare il primo turno, il girone, perché già il girone è molto difficile. Abbiamo delle squadre forti, l'Australia, il Brasile sono squadre veramente importanti e quindi il nostro obiettivo primario, il primo, è passare il girone. È difficile, sono tante, ma direi gli Stati Uniti perché sono campioni uscenti, sono la nazionale più forte, metterei la Francia e metterei l'Inghilterra, anche se insomma, la Germania è un'altra di quelle nazioni che non scherza, insomma. Beh, direi che il cambio di percezione è avvenuto fortissimo quest'anno, perché quest'anno insomma il campionato è stato un campionato con squadre importanti, di blasone, l'avvento di Sky e l'avvento del fatto che le partite vengono fatte vedere la domenica in un orario importante, ha fatto cambiare la percezione nell'italiano medio. Cominciano a vedere che il calcio giocato dalle donne è un calcio di assoluta qualità, di assoluto livello, un calcio che piace e credo che gli italiani si stiano appassionando. Nel pensiero medio collettivo, il calcio, per cultura, è uno sport, è un ambito, è uno spazio, riservato esclusivamente agli uomini qui in Italia. E questa è una mentalità, io la chiamo un po' primitiva, però il dato è oggettivo, cioè il calcio per l'uomo medio è uno spazio riservato esclusivamente a loro e la donna che osa entrare in questo spazio è sicuramente una donna strana. Ancora il pregiudizio è forte, ma però piano piano si sta rompendo, si sta sgretolando, ma d'altronde i cambiamenti culturali in Italia sono lenti, e non solo per quanto riguarda il calcio giocato alle donne, ma proprio anche nella visione della donna, a 360 gradi. Sì. Nel mio percorso di allenatrice ho iniziato ad allenare i maschi, ho fatto tutte le categorie, dai piccoli amici fino alla juniores e anche l'eccellenza maschile e quindi è un qualcosa di normale per me. Dico che mi piace molto in questo momento allenare le ragazze. Beh, Chiellini, un giocatore incredibile, Ronaldo. A livello calcistico il difetto di Ronaldo è che ormai è avanti con gli anni. Ah, probabilmente. Che è avanti con gli anni. È attraverso il gioco che arrivano le vittorie. Quindi credo che per poter vincere non si può prescindere dal gioco. E mi si potrebbe smentire perché a volte si possono vincere partite giocando male, sicuramente, e ci sta, perché il calcio ha anche questo aspetto a volte. Però se io penso a un discorso a lungo termine, se penso a un campionato, se penso a una manifestazione, puoi vincere una partita o due giocando male. E fa parte del gioco, ma se non hai il gioco, se non hai un'idea di calcio, se non hai un gioco, difficilmente potrai ottenere risultati. Quel libro è stato un libro Spartiacque quasi. spartiacque, è un libro
che ha anticipato, premonitore, anticipato quello che poi si sta succedendo adesso, spiega un po' il perché adesso siamo ancora a questo pregiudizio, da dove veniamo. E, tra l'altro, vi do una news, volete una news? A fine maggio presenterò un altro libro, il titolo è Quelle che il calcio. Parla delle storie delle giocatrici, perché questo percorso della nazionale è un percorso collettivo, dove loro sono le protagoniste. Quindi principali. Fine maggio.